siamo nel recupero di Atalanta-Sampdoria, appena segnato Young il gol del 3-1, è mana gioia. Perché mana gioia? Perché tifo Atalanta? No, ma perché ho pubblicato sulla mia pagina Facebook, che vi invito a seguire, l'edicola calcistica, pubblicato la mia schedina, che adesso vado a prendere e vi faccio vedere. Ecco qua, penso che la Sampdoria abbia guastato la festa a molti scommettitori, perché come tanto ho giocato l'1 dell'Atalanta dopo aver preso l'1x più all'1 e mezzo di Sassuolo Torino. Aspetto adesso ormai la fine della partita, che ormai lascia il tempo che trova. Tra l'altro ho anche Dimsiti e Gomez al fantacalcio, e ho contro Quagliarella, che bene o male mi ha segnato gol contro, ma mi ha anche sbagliato il rigore. Sampdoria che trova la sostanza il gol del 2-0 e del 3-1 con due contropiedi. Sampdoria che ha deciso di chiudersi dietro e di sfruttare le ripartenze con i lanci lunghi verso gli attaccanti, cosa che a quanto pare ha funzionato. Ora mi viene da pensare che un Atalanta così, visto anche il percorso che ha fatto l'anno scorso, tanto c'è cade in area un giocatore dell'Atalanta, non è rigore. Visto anche il percorso che ha fatto la Dea l'anno scorso, dovendo affrontare con la rosa che ha sia campionato che Champions League, mi viene da pensare che comunque stia facendo un po' rifiatare, abbia abbassato apposta i ritmi per poter poi affrontare in maniera un po' più comoda la partita di nella prossima settimana in Champions League. Tanto ormai la partita sta, Atalanta ci sta provando, ma ormai la partita è andata, appunto l'arbitro fischia la fine, segna Quagliarella all'undicesimo minuto, mi pare, sì, undicesimo, dodicesimo minuto. Sul finale di primo tempo sbaglia il rigore, che accende un po' le speranze per la Dea. Tanto fatemi chiudere lo streaming. Torsby di testa mette il 2-1, rigore, poi l'ottantesimo un po' discusso per Atalanta. L'arbitro ci ha pensato un pochino guardando il VAR, poi l'ha segnato Zapata, spiazza Audero, e poi sul finale, indisturbato Yangto, l'ex Udinese fa 3-1. Toccherà all'Inter contro il Genoa, a Genova tra l'altro, alle 18, quindi più o meno tra un'oretta. Non mi aspettavo assolutamente questo risultato da questa partita. Non mi aspettavo che Atalanta perdesse. Mi aspettavo al massimo un pareggio, perché comunque abbiamo notato che già Atalanta aveva abbassato i ritmi, secondo me, contro il Napoli domenica scorsa, sabato scorso, perdendo 4-1. Però insomma, due sconfitte così per un attacco che è il migliore del campionato finora mi lasciano un po' perplesso. Tra l'altro, insomma, per fine discorso, mi pare un po' strano che appunto una squadra che comunque difensivamente era abbastanza solida abbia concesso 7 gol in due partite. Perché adesso andiamo a vedere la classifica. Atalanta, che era in sostanza, ora mi pare, poi non voglio andare errato, mi pare fosse a punteggio pieno le prime tre partite, appunto. 5-2 col Cagliari, 4-2 col Torino e 4-1 con la Lazio, appunto, prime tre partite era punteggio pieno insieme al Milan. Crolla 4-1 contro il Napoli, crolla 3-1 contro la Sampdoria. Atalanta, che adesso è comunque terza e si fa raggiungere la stessa Sampdoria, 15 gol all'attivo e 12 gol al passivo. Tra l'altro, a questo punto possiamo dire che l'Atalanta è la peggior difesa del campionato insieme a quella del Benevento. Neanche Torino e Crotone sono alla pari della Dea. Detto questo, non c'è molto da raccontare su questa partita, a parte il fatto che Gomez mi ha preso solo 6 e Dimsiti 5,5 fantacalcio, e che comunque mi dispiace, perché penso che molti di voi così abbiano perso la propria schedina.
Detto questo, vi ringrazio e ci vediamo più tardi con Genoa Inter, che alle 18 me la guarderò in diretta. Mi raccomando, ragazzi, seguite l'Edicola Calcistica, che è la mia pagina Facebook con tutti gli articoli. E poi iscrivetevi al canale, lasciate like, ragazzi, e seguitemi anche per tutti i video che sto pubblicando in questo periodo. Bella a tutti, ci vediamo più tardi.